Secondo te siamo destinati ad essere gli ultimi cristiani? Allora, non ci sento molto bene prima di tutto, quindi devi alzare un po' la voce. Però mi pare di aver intuito la domanda. Allora, per rispondere a questa domanda io devo raccontarle un aneddoto. E come sapete io, un po' come il rockstar, no? Faccio giro tutto il mondo, no? Perché devo, insomma, portare il verbo un po' ovunque nel mondo, no? Un po' di qua, un po' di là, no? E in particolar modo mi ricordo una volta quando eravamo nel tour ad Angola, Angola, perché lì dicono che ci sono gole profonde e quindi c'era dell'ottimo materiale, diciamo, per il post festival ovviamente, no? Perché come lei sa, no? Noi abbiamo le groupies, no? Praticamente una volta che io ho fatto la mia esibizione di fronte al pubblico, eccetera, eccetera, poi diciamo, e lì arriva il bello, cioè, quando praticamente andiamo lì e praticamente ci portano, c'è cioè una fila di questi groupies, no, che vogliono assolutamente stare nella mia presenza. E in particolare, praticamente, cosa succede? Come le mostro adesso in questa foto che mi hanno scattato, la mia insaputa, ce l'ho qua in mano. E praticamente mi hanno preso mentre stavo facendo cose che non le posso mostrare qui in questa sede, diciamo. E però questo mi creò molto fastidio perché no, non mi aspettavo, insomma, questa foto scattata in quel modo lì. E cosa succede? Praticamente quando io sto in trasferta, che faccio questi miei festival. E a fine, diciamo, del festival dico ai miei collaboratori di praticamente lasciarmi libero perché non, sì, questo qua è veramente molto faticoso per me, quindi vorrei, insomma, fare un po' di essere un po' libero, fare quello che fanno tutte le persone, no? Normali, ok? Anche se io normale non sono perché sono. La storia, il cristiano professa la sua fede con l'antica preghiera del credo. Io certe volte sento tante persone che dicono faccio fatica a credere in Dio. A me viene spontaneo a rispondere loro con una domanda, no? Ma a quale Dio fai fatica a credere? Perché se Dio fosse un'idea, io nemmeno mi azzarderei ad affidarmi ad un'idea. Dio invece è una persona. E quanto conta l'immagine di Dio che un bambino, che una persona coltiva nella sua infanzia? Per poi scrivere tutta la propria storia o rifiutare la propria storia con Dio. A posto, questo le posso rispondere a questo quesito. Noi dobbiamo influenzare questa gioventù proprio con interviste come questa, perché le spiego. Quindi, mentre io stavo, ho chiesto quindi di essere un po' liberato da questa, dopo questa fatica che ho fatto lì al Festival d'Angola e con tutte quelle gole profonde lì in camera, eccetera, eccetera, e praticamente poi ho chiesto, mi va proprio di guidare oggi al mio staff, no? E loro mi hanno detto, ma come? Poi c'è il rischio che ti riconoscono e poi ti chiedono autografi e cioè, adesso le mostro una cosa. Vede questo? Allora, questo praticamente è un oggetto che noi usiamo quando stiamo facendo le nostre cose. È un sextoy, diciamo, no? E per me questo è un sextoy molto particolare perché proprio riesce ad arrivare in punti che un normale. Sì, Della genealogia. esattamente, sì, arriva proprio alla genealogia, nel senso al punto G, no? Detto anche genealogia, è proprio, ma proprio la forza del pensiero, proprio riesci veramente a fare cose impensabili con altri sextoy. Quindi cosa succede? Io quindi prendo. Ho detto basta, voglio andare in giro, non mi limitate perché non ce la faccio più, sono molto stressato da questo tour. E decido di andare a prendermi la mia macchina preferita, che come voi sapete è la S2000, la Honda S2000, che per quelli che magari non sanno è sempre stata equipaggiata con un cambio manuale a 6 rapporti, molto precisa. E poi ovviamente essendo a trazione posteriore, che poi da sempre è stata abbinata a un differenziale autobloccante Torsen, sappiamo tutti, insomma, che roba di quella.
fede e la propria vita. Eh sì. Ma certamente, sì, sì, tutto, cioè, sei rapporti, ma molto preciso, come ho detto, no? Poi le sospensioni anteriori e posteriori sono a due braccia trasversali indipendenti. Cioè, poi, nonostante sia una Spider, la S2000 si rivela un'auto sportiva a tutti gli effetti, cioè, perché sappiamo, no, che le Spider hanno questo problema del telaio che non è molto rigido, no? Perché non avendo il tetto, no? E lei mi capisce, perché capisce di queste cose, no? Giusto? Quindi mi capisce che nonostante questa sia una macchina Spider, è molto particolare perché riesce... ...carcere con i miei ragazzi e professiamo il credo. A me colpisce sempre che noi crediamo in Dio che è padre, onnipotente e creatore. E lo crediamo in un mondo che ormai è orfano della figura del padre, in un mondo in cui il male sguazza e in un mondo in cui l'uomo è diventato la misura di se stesso. Tant'è vero che certi miei ragazzi sono stati condannati per il reato di omicidio. L'altro, se mi è di intralcio, io lo elimino. Questo dice la presenza di Satana. Credo in Dio, rinuncio a Satana. Il bene e il male dentro la storia ci rimarranno fino all'ultimo giorno. Proprio riguardo a Satana, no? E come lei sa, io sono, vengo chiamato anche Eso Ciccio, no? Perché mi chiamo Francesco, quindi mi chiamo Ciccio, però Eso, siccome ho anche questa funzione di scacciare i demoni, lo sa, no? E praticamente tre, il tre, nel senso, questo tre, ragazzi, io in realtà la mia macchina preferita è la Mercedes, perché ha proprio questa stella a tre punte. Però non so perché in quel caso lì ho scelto la S2000, perché come l'ho detto, la smettete di inquadrare il sexo, grazie, e come l'ho detto in quel momento lì mi sentivo, poi deve anche capire che lì su, cioè io, praticamente la Spider, come sa, non ha il tetto, no? E quindi mi permette di comunicare meglio con... C'è anche la rinuncia a Satana, alle opere, alle seduzioni del demonio. Esattamente, quindi appunto, cosa succede? Praticamente io ho questa capacità di esorcismo, e quindi riesco, sono molto bravo, cioè non so, c'è qualcosa in me che mi rende speciale, che praticamente io basta che tocco qualcuno in testa e praticamente quello va in estasi, non si sa per che cosa, ma comunque sì. E quindi cosa succede? Io vado, stavo correndo un po' troppo con questa mia S2000, un po' per... così liberarmi di quello stress, di tutta quella fatica, tutti quei groupies eccetera eccetera in camera d'albergo, insomma sex toy eccetera eccetera. E quindi cosa succede? Ho, diciamo, superato il limite di velocità, e come lei sa, diciamo, qui non ti perdonano, e infatti appena mi ha visto un poliziotto mi ha fermato, e io ho detto ma qui sicuramente so come uscire da questa situazione, perché l'ho fatto anche altre volte, no? Ah no, pensavo mi volesse dire qualcosa. Allora, le sto dicendo, questo poliziotto mi dice, ma sa lei che stava andando a 66.6 miglia? Il computer mi dice così. Sì, ma non è che... Cioè, ho detto, come faccio? Adesso lo ipnotizzo questo, lo tocco in testa. Il problema era che praticamente non stavo indossando questi vestiti speciali che sto indossando adesso. E lui, diciamo che se l'ha presa un po', no? E non capiva forse con chi aveva a che fare. E poi dobbiamo capire che praticamente questa mia funzione, cioè di toccare in testa un essere umano, e ha effetto solo se indosso questi vestiti speciali. Se non li indosso, praticamente non ha effetto. Questo non lo so, non me lo so spiegare nemmeno io. E sì, questo è il sex toy. E quindi insomma, le cose si misero male, perché praticamente questo mio fratello si incazzò moltissimo, e quindi praticamente deciso di portarmi dentro. E esattamente, sì. Poi smettete di inquadrarmi questo sexo, ragazzi. Mi vuole fare una domanda? No. Allora, e quindi cosa succede? Mi portano dentro in gabbio, e lì, e cosa succede? Mi trovo con altri due, diciamo, disperati, che, attenzione, cosa succede? Partito, non so cosa è partito qua, ma noi lo lasciamo andare. Ma ok, ritorniamo. Cristo, credo in Gesù Cristo. Io mi ricordo, Papa Francesco, quando ero bambino, una litigata che ho fatto con la nonna, avevo 5 anni, e io e mio fratello avevamo preparato il presepe ed eravamo tutti felici quando siamo andati a letto alla sera, messo tutte le statuine, tutte che guardavano verso Gesù Bambino.
Ci siamo alzati la mattina e la nonna aveva tirato via la statuina più bella, quella di Gesù bambino. Io per protesta non sono neanche andato a scuola quella mattina. La nonna ha lasciato che io mi sfogassi, poi mi ha preso per mano e mi ha detto: "Sai perché ho tolto quella statuina lì?" E io ho detto: "No, sono anche arrabbiato per questo, non potevi togliere il pastore." Mi dice: "No, ho tolto Gesù perché nascerà fra 20 giorni. Lui vuol farsi desiderare da te." Io sono un ragazzo fortunatissimo perché la prima parola che ho sentita collegata con Dio è stata la parola desiderio. Io non so se la nonna avesse fatto un corso di nuova evangelizzazione, però so che me ne ha parlato in una maniera così bella che mi ha contagiato del suo amore. E come facciamo oggi, Papa Francesco, a parlare di Dio alla gente, per esempio, non che non crede, che è indifferente? Ecco, esattamente, proprio io mi trovavo di fronte a gente così incredula che non credeva, proprio in questa gabbia praticamente, e eravamo tutti chiusi là, io con questi altri malviventi, e praticamente stavo cercando di far capire a loro che io non ero una persona qualsiasi come loro, diciamo, e che se loro mi avessero fatto del male a me, io poi avrei scacciato, diciamo, scusa, partito balas. Avrei scacciato i demoni, ma loro non si sono rifiutati perché. Non è la mia nonna. Ma sì, pure le nonne possono essere possedute dal demonio. Ma cosa succede? Praticamente questi malviventi lì nella gabbia si sono rifiutati di essere. E si sono. No, pensavo, stavo chiedendo qualcosa. E si sono rifiutati di essere esorcizzati da me e praticamente si sono incazzati. E io ho detto, ma guardate che vi state sbagliando perché non sapete con chi avete a che fare. Io ho la capacità di prendere tutti gli angeli che si trovano qua intorno a noi. Voi non li potete vedere, ma io li vedo, ci sono degli angeli, un esercito di angeli. E sì, lo sanno, che è una cosa, sì, non si possono scherzare con i miei angeli. Altrimenti questi angeli hanno tutto un esercito che io ho come custodi, diciamo, che nel malaugurato caso che qualcuno mi torcesse un capello, io posso dire a questi angeli di proprio di farli a pezzettini, di fargli venire una malattia o qualsiasi altra cosa, eh? Scusi, mi è partito dal basso di nuovo. E praticamente così fu. Però il problema, cosa succede? Che praticamente questa gente, mentre io gli dicevo tutte queste cose qua, loro erano degli incredenti, increduli, non erano, erano i miscredenti o comunque sia atei o quella roba là, ci siamo capiti, insomma. E cosa succede? Cosa fa? Insomma, succede che praticamente, diciamo, scoprono che io non ho questi poteri e diciamo che vengo, diciamo, sodomizzato lì nella gabbia. È molto doloroso caso! E sono cose che ti segnano questo caso! Lei mi capisce, no? Praticamente sono stato sodomizzato da queste due cattive, cattivissime persone, caso! Io non sapevo più cosa fare, come uscire da quella situazione! E lì per lì, insomma, le botte continue di dietro, ho visto la Madonna casa, arrivederci, arrivederci. Me, la mia gente e tutto il mondo nella fede. Grazie a te per il tuo lavoro, E grazie a te, grazie, però basta di stringere, non fare vedere più questo caso di sex toy.